la morte. Una bella iniziativa per valorizzare i fari nel nostro paese, un progetto per rilanciare l'economia italiana e tutelare l'ambiente. Non solo hotel o dimore di charm per fughe romantiche, nel futuro dei fari italiani potrebbero esserci attività sportive o sociali. A più di un mese dal lancio del progetto di valorizzazione, l'Agenzia del Demanio insieme alla Difesa, alla Marina Militare e al CONI annunciano a partire da settembre l'apertura dei fari alle visite dei cittadini e con la Federazione Italiana Vela un progetto di regate attorno alle strutture interessate. Cominciano ad arrivare anche proposte di associazioni velistiche, per esempio, o chi appunto utilizza il mare per fare sport, oppure appunto associazioni con finalità sociali. Sono 153 i fari proprietà dello Stato. Il progetto di valorizzazione per ora riguarda 11 fari, ma presto potrebbero entrare nel progetto denominato Valore Paese Fari altri 40 edifici. Nel pacchetto fari c'è anche quello delle formiche, i piccoli isolotti al largo di Grosseto che più di altri si presta ad un utilizzo di tipo sportivo. Meta di tantissimi turisti sportivi che vengono qui per fare attività di surf, attività subacquee, attività di vela. Ad oggi si contano circa 800 manifestazioni di interesse per i fari da assegnare in concessione a 50 anni. Il bando pubblico scatterà in autunno. Il più ambito è quello di Capel Rosso, all'Isola del Giglio, con 270 richieste, seguito dal faro di San Domino alle Tremiti con 168. Anche se trasformati, i fari continueranno a svolgere la loro funzione di segnalamento ai naviganti. Lei è uno degli ultimi faristi in Italia, l'ultimo guardiano del faro, si sente un po' così? Siamo dei guardiani del faro, fino a prova contraria dobbiamo tutelare sia il mantenimento che la funzionalità del segnalamento in modo tale che sia d'aiuto ai marinai e ai naviganti.